Oh no, anche Zefo si è venduto. Non ancora, ragazzi. Non ancora. Scherzi a parte, questo è un esperimento, perché vi abbiamo sempre detto che volevamo fare qualcosa oltre al gameplay, oltre alla recensione magari di videogiochi, ma di fare comunque qualcosa di inerente e quindi questa collaborazione che mi è stata data dalla Klim, di cui vi lascio tutto quanto qua sotto in descrizione, mi è proprio capitata a fagiolo. Non solo mi ha lasciato un prodotto che sto sfruttando come non mai perché funziona e ha risolto tanti miei problemi, penso possa essere utile anche ad alcuni che seguono il canale. Quindi, tagliamo corto e che cos'è sto Klim Voice? Come dice il nome, Voice, il prodotto ha a che fare con la voce. Vi servivo io per capirlo, quindi ve l'ho detto. E come ho detto, ad alcuni di voi potrebbe servire. Si tratta di un microfono USB plug and play. Ma che vuol dire plug and play, vi starete chiedendo? Semplicissimo, voi lo tirate fuori dalla scatola, lo collegate al PC o alla console o quello che è, e basta, fine, lo potete usare, non ha bisogno di settaggi, non ha driver, tutto pronto all'utilizzo. E infatti io non l'ho mai toccato da quando l'ho attaccato, non gli ho fatto nulla. Sì, avete capito bene, funziona anche sulle console, ma di quello magari ne parliamo dopo. Prima di tutto rispondo alla domanda più legittima possibile di questo universo, ovvero perché comprare un Klim Voice quando magari ci sono altri microfoni di aziende molto più conosciute, o magari un Blue Yeti? Beh, il Blue Yeti magari se avete i soldi prendetelo, ma se non vi è proprio di necessaria importanza, ma volete comunque una qualità tutto sommato decente, io vi direi di considerare il Klim Voice per due motivi. Innanzitutto, costa meno rispetto alle controparti magari della stessa fascia. Secondo, molte volte la Klim sconta i prezzi, quindi da 30 potrebbe passare, non so, a 20 e lo fa tutto sommato spesso. Tra l'altro, spezzando un'altra ascia a loro favore, in realtà si spezzano le lance, però vabbè, chi se ne frega. La Klim vanta un supporto che effettivamente si trova difficilmente in altre aziende, perché avevo comprato un modello di Klim Domination, ho avuto dei problemi, li ho contattati, non ricordo se il giorno stesso o il giorno dopo, mi hanno subito contattato, ho già fatto tutto, mi hanno rimandato il cambio perché avevo notato che effettivamente era guasta e adesso funziona perché è un altro modello, ma il tutto si è sistemato in una settimana e mezza circa. A favore poi della qualità, beh, da un po' di tempo che lo sto usando anche nei video, si nota perché nessuno mi ha più detto problemi con l'audio, cose strane e quindi penso di aver risolto tutti i miei problemi, perché non penso di comprare un Blue Yeti adesso sicuramente. Ma adesso parliamoci chiaro. Chi dovrebbe acquistarlo? Ci ho pensato un po' e alla fine sono giunto a una conclusione molto semplice. È un prodotto che non serve a tutti, specie a chi gioca. Anche se c'è scritto microfono da gaming, a meno che voi non facciate video o comunque anche altro per cui vi serva un microfono, lasciatelo perdere. In quel caso prendetevi, non so, una cuffia con i super padiglioni megagalattici con il microfono incorporato che non è di incredibili qualità, però almeno riuscite a farvi capire. Spendete meno, ottenete di più effettivamente rispetto che un semplice microfono. Magari anche fate musica, anche se c'è scritto microfono da gaming, è un microfono. Se volete cominciare, io vi direi di partire dal microfono prima ancora della videocamera, perché è sempre meglio avere un buon audio rispetto a un buon video, perché magari fate gameplay e tanto il gameplay non c'entra un cazzo la videocamera. Se avete però un audio da far schifo, piuttosto vado a guardarmi un altro video. E poi, anche se loro nella descrizione scrivono potete usarlo sulle console, che effettivamente è vero perché è una presa USB, io mi immagino poco delle persone che magari sono sul divano e hanno la televisione a magari 2 metri e
dal divano con il microfono attaccato e no, in quel caso direi proprio di no. Se dovete usarlo, usatelo per PC. Non c'è nient'altro da dire. Poi vabbè, come modello è anche carino perché è dirigibile dove volete, ha l'illuminazione solo del colore che scegliete, non ha altre prese comunque, ha un design che sinceramente non mi fa impazzire più di tanto, però a me interessa la qualità dell'audio e non tanto se si tratta di un pezzo da esporre al museo. Io vi lascio comunque sotto tutti i vari link del prodotto, dell'azienda e tutto quanto il resto, perché non fanno solamente il clean voice. Per oggi è tutto, ci rivediamo settimana prossima, spero, perché sono oberato di esami questo mese e spero magari di fare un video stupido, non lo so ancora, ne devo parlare con l'altro Beota che anche lui ha degli esami e non so, non lo so. Ciao!